buon pomeriggio Mauro come al solito buon pomeriggio Elia. come al solito puntualissimi alle tre del pomeriggio noi registriamo oggi avevamo promesso un video particolare cioè affrontiamo un argomento particolare che chi è l'uomo chi è l'uomo eh, ti, 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 ti racconto un aneddoto l'altro giorno mi trovavo con un paio di persone e, e io ho detto ma chi, chi, chi siamo noi e uno ha detto scusa ma come chi siamo tu sei lì, io sono questo, questo e quest'altro, facciamo. Tu fai questo, io faccio questo. Io ho detto: No, no, ma in generale chi è l'uomo? E mi ha detto: Ma che domande strane che fai? Ho detto: No, mi ha detto che domande strane che fai alcune volte. E io ho detto: Ma sono veramente dispiaciuto se lo faccio solo alcune volte perché, in effetti, mi piacerebbe più spesso dire cose strane perché oggi, se non dici cose strane, in realtà, non dici niente questa, è la, questa è, la, è, è la verità poi magari la, la, la discussione è ancora continuata quindi chi è l'uomo? Eh, io continuo a dire che i nostri video sono molto selettivi, continuano ad essere selettivi le visualizzazioni stanno facendo, stanno facendo vittime diciamo così ma questo va bene, va bene era già previsto, è nell'ordine delle cose ma noi comunque andiamo avanti e non scendiamo assolutamente di qualità Ma Mauro Due o tre domandine a raffica, una dietro l'altra. Perché affrontare questo argomento? Cioè, chi è l'uomo? E soprattutto di quali temi ci parlerai in, questa, in questo video? E, e per quali scopi? Cioè, qual è l'obiettivo, gli scopi di, di parlare di questi argomenti così strani? Che tanto la gente lo sa, dice come chi sono? Scusa, e eh, io sono, mi chiamo, faccio eccetera, con alcune tentare quantomeno di, di, di iniziare una discussione, è un'impresa ciclopica. Quindi, ripeto le domande, Marco, perché affrontare questo argomento? Di quali temi in particolare ci parlerai? Per quale motivo ce ne parlerai? Cioè, quali sono gli obiettivi, quali sono gli scopi del perché parlare di questi argomenti? Perfetto, grazie Elia. Allora, ti ringrazio insomma di queste domande introduttive. Allora perché? Per una questione molto semplice, noi finora abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato di universo, abbiamo parlato quindi della cosmologia, abbiamo parlato di scienze naturali, abbiamo parlato di come nasca la scienza moderna con le analisi storiche, abbiamo anche parlato di un caso storico molto interessante di interazione fra ideologia e immagini dell'universo e in tutto questo però non abbiamo parlato dell'uomo che è un po' che per l'ideologia, la politica, la cosmologia, eccetera, è anche un po' l'essere quello, quello, che ha il ruolo da, da protagonista. Certo, prima di tutto c'è Dio, ma naturalmente nel creato fisico abbiamo a che fare con l'uomo. È l'uomo che è produttore di conoscenza, di scienza. Quindi cerchiamo di spostarci dal grande al piccolo, non al piccolissimo entrando nel microcosmo, ma al, al piccolo nel senso a colui che è in un certo senso un microcosmo, che riassuma in sé l'universo intero che è l'uomo nei modi che vedremo assieme. Quindi il motivo è fondamentale è impariamo innanzitutto a partire da noi nel senso non faremo affatto un lavoro cartesiano cioè andando al soggettivismo quindi noi siamo il fondamento della realtà che sia chiaro anche qui bisogna immediatamente togliere ogni equivoco ma vediamo che sia chi sia l'uomo in quanto produttore di conoscenza eccetera. Qual è il motivo? Io inverto un po' le domande perché le tue domande erano perché questo tema poi, i te perché questo tema, i temi, diciamo, i punti e il motivo. In realtà, dopo il perché, io vorrei spiegare il motivo. Preto. Parlare di chi sia l'uomo, Elia, può servire anche ad affrontare altre questioni di centrale importanza, come ad esempio, l'evoluzionismo. Perché ovviamente se si parla di darwinismo e si vuole anche. Presentare una serie di critiche e di osservazioni contro questa teoria bisogna avere le idee ben chiare su chi sia l'uomo e quali siano le sue peculiarità che lo distinguono da tutti gli altri esseri e dai vari enti all'interno della natura, ma ci può anche aiutare ad addentrarci nella questione della crisi della Chiesa. Uno può dire: ma come? Cosa che fare? Invece, sì, conoscere la filosofia tomista, ad esempio, che cosa sia. Una forma sostanziale, che cosa sia materia, che cosa sia sostanza è fondamentale per arrivare a una delle questioni centrali della crisi della Chiesa che toccheremo più avanti. Quindi è una Loricossa, L'Oricossa ci avrebbe corretto immediatamente dicendo non la crisi della Chiesa, ma la crisi nella Chiesa. Sì, esattamente. <ride> sì, sì, avrebbe, ma avrebbe ragione. Ma è quello che intendiamo comunque. quello che intendiamo. Ragione, avrebbe ragione al 100%, avrebbe ragione al 100% a dirlo, perché la Chiesa in quanto infallibile corpo mistico ovviamente... Non può errare, bisogna vedere con quale, fra virgolette chiesa, fra virgolette abbiamo a che fare oggi. Certo, esatto, sono questioni certo. che bisogna affrontare in dettaglio. Certo. I temi. Allora, durante questo video questi video, noi toccheremo alcuni punti. Cercheremo, anche se non è possibile, farlo in maniera esaustiva, ma di definire l'uomo. Quindi partiamo da una definizione per avere alcune idee guida. Affronteremo il tema del corpo. Che cos'è il corpo? Affronteremo il tema dell'anima perché, comunque, ricordiamoci che l'uomo è una sostanza, diciamo è un ente formato da una forma sostanziale più una materia. Quindi, abbiamo corpo e anima. Parleremo quindi anche dell'anima stessa e parleremo anche dei livelli di vita, dei livelli ontologici sussistenti all'interno del creato. Quindi, come lo diceva, lo definiva, ad esempio, in antichità Aristotele, quello che è il livello o la forma o l'anima vegetativa, poi quella sensibile, poi quella intellettiva. E quindi certo. questi quattro punti ci permetteranno di avere appunto degli strumenti per poi affrontare tematiche successive. Chiaramente, se si vuole affrontare una certa questione, bisogna prima avere gli strumenti base. È ovvio, Elia, come abbiamo sempre detto, che tutte queste lezioni sono lezioni, diciamo... Riassuntive, nel senso che, se volessimo fare un discorso accademico completo, sarebbe molto di più di questo da dire. Ma l'invito che facciamo ai nostri telespettatori è sempre quello di visionare, poi di approfondire e anche di, di studiare da sé, le questioni che magari risultano un po' più intriganti o interessanti per ognuno di loro. Ma personalmente sono 90 anni, anni che studio un po' chi è l'uomo, e devo dire che ancora mi rimangono mh, tante cose, tante cose da chiarire, perché l'uomo forse è. È, è, è la cosa più misteriosa che esiste in tutta la, la, la creazione in assoluto, ma questa è un'idea mia. Allora, Mauro, tanto per cominciare, possiamo cominciare a definire l'uomo, almeno così in termini generali. Certo, allora cerchiamo di dare quella che è un'ipotesi di lavoro, perché come abbiamo appena detto, definire l'uomo in maniera esaustiva è probabilmente impossibile. Perché? Perché l'uomo è fatto anche da una dimensione interiore, oltre che esteriore. Quindi anche una vita spirituale. Se noi leggiamo i Salmi, ce n'è uno bellissimo, il passo 7 del Salmo 63 che dice un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. Un abisso vuol dire un qualcosa di insondabile, di impenetrabile. Tecnicamente, tecnicamente, quindi in maniera forse meno poetica, l'uomo è un composto, nel senso che è un ente formato da più parti, come abbiamo appena detto. Vi è la forma sostanziale che è l'anima e poi vi è la materia che è il corpo. Ora qui noi abbiamo bisogno di alcuni strumenti operativi, che sono alcune definizioni. E la definizione che ci serve è quella di sostanza, abbiamo la definizione che ci occorre un'altra, quella di forma sostanziale, di materia e di accidente. Quindi queste sono, diciamo, delle nozioni base in filosofia tomistico-aristotelica. Quindi sono quattro, quattro, cose, quattro cose che hai detto, giusto? Esatto, sostanza... Le, le ripetiamo Mar Marco per Le ripetiamo. E Mauro, e poi le... Per... Ok. Sostanza, in questo caso parleremo di sostanze corporee, di sostanze fisiche, perché poi vi sono anche le sostanze angeliche. Materia, sì. forma sostanziale e forma sì. accidentale, o semplificando okay. al massimo, gli accidenti. Cominciamo da quella che è la sostanza o sostanza corporale completa. Allora, in latino gli scolastici la definivano così, id cui competit esse in sé et non in aglio, che vuol dire ciò a cui compete, ciò a cui spetta, mh? essere in sé e non in altro, cioè ciò a cui spetta il fatto di essere un soggetto di predicazione e non un qualcosa che viene predicato di altro. Faccio un esempio. L'uomo sì. è una sostanza corporale completa e dell'uomo si possono predicare varie cose. Uomo bianco, uomo giallo, uomo nero, uomo alto, uomo basso, uomo magro, uomo grasso, eccetera, eccetera. L'uomo è quindi una sostanza corporale completa che è formato appunto da due principi, principi cosostanziali che vanno a braccetto per formare questa sostanza corporale completa. Sì. La materia, il corpo e la forma sostanziale che è l'anima. Di fatti, la dottrina atomista è una dottrina ilemorfistica. Cosa vuol dire ilemorfismo? È quella dottrina che vede come principi cosostanziali dal greco da una parte l'ile, cioè la materia, dall'altra la morfo morfologia al morfo, cioè la, la forma. Quindi due principi cosostanziali necessari per la fondazione di una sostanza corporale completa. Secondo gli scolastici la sostanza poi in generale si può anche definire come la quiditas rei, cioè l'essenza di una cosa, certo. il ciò che fa sì che quella cosa sia ciò che è e che viene espresso anche mediante la definizione. In sostanza a noi interessa che la sostanza, chiedo scusa per il, gio il gioco di parole, sia un soggetto di predicazione che non viene predicato di altro, ma del quale si possono predicare delle cose. Per esempio, l'uomo. E questa è la prima definizione. Poi c'è la materia. Allora, intuitivamente noi tutti possiamo avere un'idea di che cosa sia la materia, qualcosa che, che posso toccare, che, che il principio di impenetrabilità fra i corpi, eccetera. Però, dal punto di vista nozionistico, perché bisogna fare ogni tanto anche questo lavoro, come viene definito? Allora, anche qui gli scolastici ci vengono un aiuto e definiscono la materia, bisognerebbe parlare in realtà di materia prima, poi però non complichiamo troppo le cose, teniamoci anche sul generico. Certo. Lo definiscono come il primum subiectum perfectibile omnium corporum, cioè il primo soggetto perfettibile di ogni corpo. È un qualcosa che di per sé è indeterminato, cioè non ha determinatezza, perché noi, Elia, materia pura, senza forma, non la vediamo. Non c'è materia pura senza forma nell'universo, non intendiamo la forma geometrica, eh? intendiamo come forma un qualcosa di più profondo che fa sì che quella materia acquisisca, ad esempio, non lo so, la, la configurazione di una stella, di un sole, di un... Quindi ah, non c'è una, una forma senza una finalità, in sostanza, è questo. Non c'è una forma senza una, fina, una finalità? Sì, la forma rappresenta anche la finalità. Forse sto complicando La forma. Le... No, 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 è un passaggio che possiamo fare nel senso che la forma comunque è fatta per raggiungere un determinato, esatto, un determinato esatto, fine. Esatto, esatto, è, vale, sì. è quello che intendevo. Dicendolo è. così sì, possiamo starci. Sì, comunque, perfetto. la materia in sé stessa è indeterminata e è passibile di determinazione, cioè può ricevere una determinazione che fa sì che quella materia sia un certo qualcosa. Ad esempio, la materia che compone il corpo, unendosi alla forma sostanziale anima, diventa l'uomo. Okay? L'uomo come eh, animale razionale, secondo la definizione aristotelica. Poi c'è la forma sostanziale. La forma sostanziale è proprio ciò che va a unirsi a quella che gli scolastici chiamano la materia prima. È il primo principio che perfeziona un qualcosa, come può essere l'anima razionale. E poi c'è la forma accidentale, anzi le forme accidentali, che sono gli accidenti che si applicano alla sostanza e che si predicano dalla sostanza. Alto, basso, magro, grasso, bianco, nero, eccetera, eccetera. Biondo, scuro, no. occhi azzurri, sì, occhi così, esatto. ok, sono tutti diciamo accidenti. Che, ecco, diciamo che l'accidente più rilevante, l'accidente più rilevante se noi parliamo degli enti fisici corporei, è quella della quantità. Nel okay. senso che la materia negli enti corporali è sempre contrassegnata da una certa quantità, come insegna sempre la filosofia atomista. La filosofia Ora usiamo tutti questi concetti e cerchiamo di sviluppare il nostro discorso. L'uomo è dato dall'unione, attenzione, un'unione intima, un'unione letteralmente immediata. Immediata cosa vuol dire se prendiamo il termine? immediata cioè non mediata da altro non c'è un terzo l'unione intima immediata fin dall'inizio della sua esistenza di quella che è, è la materia corpo e la forma sostanziale che è l'anima in questo caso fin dal principio della sua esistenza ora affinché l'uomo sia un ente davvero unitario perché poi qui dobbiamo aprire una parentesi su quello che è un errore filosofico che ha delle conseguenze schizofreniche a proposito di quello che è l'essenza dell'uomo, affinché l'uomo sia un ente unitario, quello che gli scolastici chiamano un unum per sé e non un unum per accidents, Ecco che le due parti complementari devono essere non solo eterogenee, cioè non posso unire due anime, due forme sostanziali identiche, due anime razionali, ma non posso neanche unire due corpi certo. umani, d'accordo? Cioè farne un'essenza sì, sì, sì. unica, chiarissimo, chiarissimo. queste due parti, oltre che etero eterogenee, devono essere complementari e incomplete. Allora ecco che qui la, filo la filosofia scolastica ci insegna che la parte determinante dell'uomo è la forma sostanziale, l'anima razionale, la parte che viene determinata è la materia, che in questo caso è la il corpo, questo è, è l'uomo. Ora, autori come Cartesio e Platone, che Vengono anche designati da alcuni autori tomistici come eh, autori che hanno commesso l'errore dello spiritualismo. Spiritualismo non ritengono che l'unione fra anima e corpo sia immediata, ma ritengono che il corpo sia quasi la tomba dell'anima. Noi abbiamo in Platone, ad esempio, quest'anima che si incarna in un corpo perché commette una qualche colpa che non sappiamo, deve incarnarsi. Poi muore abbandonando il corpo ed è soggetto ad altri cicli su cicli. In Cartesio abbiamo due sostanze completamente distinte che formano l'uomo: che sono la res cogitans e la res extensa, quindi mm. l'anima e il corpo, che essendo completamente distinte e diciamo non complementari, quindi praticamente non possono avere nessun tipo di rapporto intrinseco intimo, rimangono alla fine sempre distinte. L'anima è come fosse, secondo Cartesio, un po' il timoniere di una nave, però è chiaro che rimane sempre un qualcosa di separato dalla nave, che rimane sempre un qualcosa di separato, è un po' il pilota della nave, se vogliamo, il timoniere, ma rimane sempre un elemento estrinseco. Allora, questo ha come conseguenza la scissione dell'uomo. L'uomo, in realtà, è composto da due parti che, um, come dire, rimangono sempre separate, non sono davvero... Le da due parti di... strane, sono strane, come se fossero strane l'una dall'altra, no? Esatto. Fortunatamente la filosofia atomista non cade in questo errore, perché vede appunto un'unione intima fra queste due parti, che attenzione, non vuol dire che l'anima non possa esistere separatamente dal corpo, questo deve essere chiaro, ma vuole altresì dire, però, Elia, che l'anima separata, che può vivere separatamente dal corpo non è l'uomo. L'anima separata non è l'uomo. L'uomo è dato dall'unione di anima e corpo. In okay. effetti, cosa ci dice il dogma verità rivelata della risurrezione dei corpi? Che dopo il giudizio particolare che ognuno di noi avrà al termine della propria vita, tutti i corpi nel giudizio finale universale risorgeranno, chi per risplendere nella gloria dei corpi gloriosi, quindi l'anima insomma delle persone diciamo beate e del, dei beati si riunirà al corpo dando vita al corpo glorioso quindi dobbiamo avere diciamo eh, la glorificazione sia dell'anima del corpo quindi dell'uomo anime e persone invece corpi che risusciteranno per dar vita a quello per purtroppo subire quella che è la, la punizione della dannazione eterna quindi della, della condanna quindi è fondamentale la risurrezione dei corpi la risurrezione dei corpi al contrario di quanto Alcuni potrebbero pensare che non è un elemento secondario della fede, è un elemento basilare, è un elemento certo. basilare perché è tutto l'uomo, non solo l'anima, che deve essere condannato, mh? oppure che deve essere glorificato per l'eternità. Certo è che ancora una volta, allora ribadiamo come abbiamo detto all'inizio di questa domanda. Eh, l'uomo si distingue dal resto del creato perché comunque come diceva Pascal è vero che è una canna un essere esile che potrebbe essere spezzato in qualsiasi momento per eh, affinché un uomo muoia ci vuole un nulla eh, ci vuole un nulla basta una goccia di catarro scriveva anche Pascal però è una canna pensante quindi che è consapevole della sua posizione nell'universo che sa quale sarà il suo destino eccetera l'universo intero tanto per dirne una non è in grado di Generare un solo atto di pensiero o di amore, l'uomo sì. Il pensiero dell'uomo poi tende all'infinito, all tende ad autotrascendersi, un po' come accade nella serie dei numeri: che non posso mai avere un, uh, non posso mai avere un numero ultimo, ma può sempre continuare. Così l'uomo può elevarsi all'infinito. Molto, molto chiaro, quest'ultima parte poi è assolutamente meravigliosa, straordinaria. Ecco, ma mentre Mauro è molto facile comprendere, comprendere il corpo perché insomma è, è lampante, lo vediamo, quindi è, è, è straintuitivo. Ecco, altra cosa invece è l'anima. Dove si trova quest'anima? Come, come, come possiamo definirla? Come possiamo individuarla? Visto che è invisibile. Mentre il corpo è invisibile, l'anima no. Quindi come facciamo? Come ne usciamo? È ancora di più che invisibile, perché anche il vento è invisibile, eppure è certo. in qualcosa di, di, di materiale, invisibile, intangibile, non accessibile ai è sensi, strano. quindi trascendente la dimensione empirica. Esatto. Allora convengo con te che, come si diceva poc'anzi, tutti più o meno hanno una comprensione intuitiva di che cosa sia il corpo, però certo l'anima, per arrivare all'anima si richiede l'uso della ragione. Si richiede quindi anche l'uso di una sala sana filosofia. Allora, prendiamo Aristotele. Aristotele ci dice che l'anima è l'atto primo di un corpo fisico organico o, scrive Aristotele nel De Anima, l'atto primo di un corpo che ha vita in potenza. Quindi è ciò che fa sì che un corpo che di per sé sarebbe materia inerte abbia la vita. Nell'uomo... L'anima è la parte spirituale, è la parte extramateriale, è ciò grazie al quale l'uomo vive, intende, è libero, capace di atti come quelli di amare ed adorare Dio stesso. Il corpo da solo è materia inanimata, priva di vita, priva di intelletto, di sensibilità, di movimento e anche di libertà: e anche di libertà. questo accade con la morte. Quindi. Quando noi abbiamo di fronte un cadavere, non abbiamo di fronte un uomo, abbiamo di fronte appunto un cadavere. E attenzione, comunque ribadiamolo, perché è fondamentale. Al cadavere va comunque dato un certo rispetto con la sepoltura e con tutto quanto è stabilito dalla sana dottrina cristiana. Ecco chiusa la parentesi, eh, volevo aprire però una parentesi anche eh, su questo. Certo, tema. Certo. Quanto alla questione che tu hai sollevato su dove si trovi l'anima, è effettivamente. E può sembrare una domanda provocatoria, ma ci sono stati dei filosofi che nel corso della storia hanno cercato di individuare la sede dell'anima. Tentativi ingenui. Ne cito uno, Cartesio. Cartesio situava l'anima, basta leggere le sue opere, le meditazioni metafisiche, le altre, situava l'anima in un organo ben preciso che è la eh. ghiandola pineale, esatto. quella che, secondo la medicina odierna, sarebbe l'epifisi nella regione dell'epitalamo. Certo, però non riesce a, a, a spiegare Cartesio mai, questo punto gli rimarrà sempre oscuro, lui capisce che c'è qualcosa che non va, Mh? nelle sue lettere, nella sua corrispondenza si vede che ha questa specie di angoscia, come diavolo poi questa eh, anima, pur essendo in un corpo fisico, riesca ad agire con questo corpo fisico, dal momento che sono due sostanze eterogenee ma neanche complementari, mentre invece nella filosofia tomista noi questo dilemma non lo abbiamo, perché comunque una parte è determinante e l'altra la parte indeterminata che viene determinata. Quindi sostanze eterogenee e complementari. E questa è la grandezza della sintesi tomista. L'anima nella ottica della filosofia scolastica è presente in tutto il corpo e in ogni sua parte. Perché? perché la forma sostanziale anima conferisce l'essere a tutto ciò che attua attiva rendendolo vivente. Quindi ripeto, la forma sostanziale anima razionale conferisce l'essere a tutto ciò che essa, cioè questa forma sostanziale attua, cioè rende atto, rende tra virgolette attivo è sbagliato, e eh? di fatti lo mettiamo tra virgolette, rendendo vivente. Rendendolo vivente. Ora siccome l'anima attiva tutto il corpo, ecco che l'anima, tra virgolette, si estende, l'anima è inestesa eh, per definizione, però se proprio volessimo dare un'immagine metaforica a tutto eh, il corpo... Per aiutare a rappresentarcela in qualche modo, quindi. Per aiutare esatto. a rappresentarcela in qualche modo, quindi. Certo. Guarda, è come se tu pr prendessi il corpo di un uomo e sovrapponessi la sua stessa ombra, proprio veramente un paragone... E le, e le unificassi, ecco, quella è l'anima presente in tutto l'uomo e in ogni sua parte, giustamente è in estesa, anche se abbiamo detto che si estende, come dici tu, Elia, giusto per avere una qualche rappresentazione mentale, l'anima è semplice, l'anima non è composta. Da quali parti sarebbe composta l'anima? Se fosse composta, magari sarebbe allora anche misurabile, avrebbe una grandezza. No, l'anima è assolutamente semplice. Perciò. Laddove essa è presente, essa è presente per intero, non in parte, è presente per intero. Poi tecnicamente, per concludere la risposta, così aggiungiamo un tassello in più alle nozioni di filosofia atomista che abbiamo detto prima, si dice che l'anima sia una forma sostanziale subsistence, cioè sussistente per se stessa. Mi spiego. Che cos'è una forma sostanziale subsistence, ovvero sia sussistente per se stessa? Sì. È una forma sostanziale che può esistere anche senza avere a che fare con la materia, quindi senza aver bisogno della materia per essere, perché ci sono anche forme sostanziali che invece non sono sussistenti. Poi farò un paio di esempi. Una forma sostanziale sussistente può poi essere, secondo gli scolastici, informans o non informas Formans, sì. la forma sostanziale informans cioè informante è fatta per essere ricevuta in una materia che poi essa perfezionerà rendendola atto vero e proprio l'uomo l'anima umana per esempio è fatta per essere ricevuta in un corpo sebbene possa sussistere come anima separata anche indipendentemente dal corpo, ma non come uomo, ma non come uomo. E attenzione, aggiungiamo una cosa, ogni anima viene creata per quel corpo, per quel corpo. Quindi tu, Elia e io, Elia, siamo due uomini fatti con un'anima individuale, con un corpo individuale, le cose non sono intercambiabili. Quindi la dottrina cristiana esclude qualunque forma di reincarnazione. Poi ce la possono raccontare dell'io qua, dell'io là, è escluso, escluso, punto. Fine della storia. Ecco, ma la cosa che è, è importante su... che hai detto: allora è sì. fatta per essere ricevuta in, in, nella materia, quindi in un corpo, che comunque l'anima perfezionerà quel corpo? Esatto, lo perfezionerà rendendolo ciò che eh, quel corpo è chiamato ad essere, cioè un uomo. Ma uomo può essere soltanto nel momento in cui ha l'anima che lo informi. In questo senso lo perfeziona e lo rende okay. una sostanza corporale, corporale completa. Certo. Peraltro esistono anche le forme sostanziali invece non informas, cioè che non informano la materia e che non sono ricevibili dalla materia. Ad esempio l'angelo. Allora gli angeli possono apparire come ad esempio al giovane Tobia, al giovane Tobia possono apparire con le sembianze. Di un corpo. Possono anche dare l'impressione di mangiare, ma sono solo delle apparenze. In qualche modo l'angelo, in un modo che noi non sappiamo, esercita una qualche azione sull'aria, sull'atmosfera, non la conosciamo, è questo un mistero. Tale per cui può apparire ai sensi, ma senza avere un corpo vero e proprio e senza mangiare necessariamente. Su questo il libro di, to di Tobia è molto istruttivo. È molto istruttivo. A te sembrava che io mangiassi, facessi questo, in realtà non è vero, era solo un'apparenza. Eccetera, eccetera, concludo la risposta perché abbiamo parlato delle forme sostanziali subsistence, okay. ma okay. esiste anche la forma sostanziale o le forme sostanziali eh, non subsistence, ovvero sia che di per sé sole non possono sussistere. Ad esempio, l'anima delle piante e degli animali. Allora, la pianta ha un'anima? Sì, certo. è un'anima vegetativa, però. Che è intrinsecamente legata al corpo e che non esiste senza il corpo. Quindi non è che io e te fossimo, nelle vite precedenti, una pianta, no? Mm. O l'animale ha un'anima, certo che l'animale ha un'anima, ma certo che ce l'ha, è superiore a quella vegetativa e con molte più possibilità, è di un livello ontologico superiore a quello delle piante. Certamente ha un'anima, ma è una forma sostanziale non sussistente. Intrinsecamente legata alla materia, che con la morte della materia verrà a mancare. Quindi, sì, le piante e gli animali hanno un'anima, ma con questi limiti, con questi limiti. Quindi, io nella mia vita precedente non ero un ramarro mh? e non sarò nel mia, nella mia vita successiva. Non sarò un gatto, non sarò un cane, me la gioco invece sul discorso della, del premio o della dannazione. Quello sì, quello sì. Ok Mauro, qua una domanda adesso abbastanza complessa, ce l'ho scritta in una forma abbastanza complessa. L'uomo si trova in un sistema, cioè la, la natura, che presenta numerose, e adesso ne hai dette anche un po', numerose altre forme viventi, ne hai già accennato. Quindi al di là della fondamentale questione della rivelazione, cioè l'uomo è fatto, immagine, somiglianza di Dio, come potremmo convincere una persona comune, diciamo un incredulo? Che l'uomo è qualcosa di speciale all'interno della natura. Quali, quali argomentazioni anche razionali, se vogliamo, tu puoi portare, puoi presentare? Allora, Elia, eh, hai fatto una domanda molto interessante, e giustamente hai parlato di argomentazioni razionali, di argomenti di ragione. Prendo un riferimento a San Tommaso, la somma teologica. San Tommaso dice che eh, vabbè, con chi nega i principi non si può neanche disputare, ad esempio, con chi dice che il principio di contraddizione è infondato, non stiamo neanche a disputare, tanto non arriveremo dalle, da nessuna parte. Con l'incredulo, o con la persona che non è ancora entrata nella fede, ma non è avversa, noi dobbiamo usare una strategia comunicativa diversa. Tommaso parlava tantissimo di comunicazione, non ne parla in termini moderni come ne potremmo parlare io e te ovviamente di marketing certo, eccetera, certo. però diceva talvolta bisogna scendere al livello dell'interlocutore che non crede e vedere se sia possibile anche con argomenti di ragione, perché ricordiamo che la fede supera la ragione ma non va contro la ragione, non certo. va contro la ragione se bene la superi, se si possa cercare di portarlo almeno alle porte della fede con, fede con gli argomenti di ragione, ragione che tutti abbiamo. Allora, usiamo in questo momento argomenti puramente razionali, senza chiamare in causa la fede. La fede ci dice che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. Perfetto, per noi è fondamentale, ma per un attimo lasciamolo da parte. Le peculiarità dell'uomo nel regno fisico... In sostanza sono sotto gli occhi di tutti purché si voglia essere disposti, si sia disposti a osservarle. E io me ne sono appuntate alcune e precisamente nove. Nove, se ne potrebbero trovare delle altre, ma cercherò anche qui di essere breve. Allora, rispetto agli enti inorganici, rispetto alle piante e agli animali, innanzitutto l'uomo ha l'intelletto. L'intelletto è quella facoltà, poi parleremo anche un po' più in dettaglio dell'intelletto, mediante la quale l'uomo apprende, prevede, progetta, studia, ipotizza, calcola, insegna, medita, universalizza, cioè l'uomo può conoscere l'essenza delle cose, quindi da tanti alberi che vede all'essenza di alberi, può fare scienza, può progredire. L'uomo, l'intelletto, è anche la facoltà dei principi primi. Aristotele certo. definiva l'intelletto come l'abito dei principi primi, per esempio il principio mh, di non contraddizione di per sé noto. Certo. L'animale non ha questo, l'animale agisce per istinto e, e ripete sempre le stesse cose senza progredire nel lavoro. Allora, se in cucina uno ha un ragno, questo è, è un esempio che fa il catechismo di San Pio X, quando eh, la persona, l'uomo, la donna di casa, Distrugge la regnatela, il ragno tornerà a farla nello stesso posto. Non è che elabori una qualche strategia diversa, torna lì, torna lì. Perché, Perché sostanzialmente non progredisce, mentre invece l'uomo ha la possibilità di imparare dagli errori commessi, migliorare anche le proprie opere e renderle un po' più forti che in precedenza. L'uomo pensa, riflette, è cosciente di sé sa quello che fa e che deve fare, attenzione, e talvolta quello che fa non è quello che deve fare o quello che dovrebbe fare, e lui lo sa, e lui lo sa benissimo, si migliora, agisce per un fine conosciuto e voluto. Quindi l'intelletto, guarda lì, già la presenza dell'intelletto, l'esistenza dell'intelletto dovrebbe essere secondo me un argomento decisivo. Ma andiamo avanti, però dice, cioè, non mi basta, la volontà, l'animale ha volontà, no. No. La pianta ha volontà, eh, ma l'animale l'ho educato, e diventa, fa quello che dice io, non va. Sì, ma lo fa in funzione di un premio, che è la ricompensa del, del padrone, e poi lo fa fino a un certo punto. Arrivato a un certo punto non può esserci una progressione ulteriore. L'uomo può spegnare la tematica al, al mio cane, ecco, tanto per essere chiari. Ne gli posso insegnare eh, la storia, e, e, eccetera, eccetera. Sì, sì, esatto, esatto. L'uomo quindi ha la facoltà di scegliere, ha una cosa che si chiama libero arbitrio. Libero arbitrio può controllare la sua parte istintuale, perché l'uomo ha anche una parte istintuale. Perché l'uomo, ricordiamoci sempre, che oltre che razionale, è anche animale. Aristotele lo definisce un animale razionale. Quindi c'è la parte comunque biologica degli istinti, la parte passionale, che però può essere tenuta sotto controllo dalla ragione, naturalmente, Elia anche qui inciso ragione che deve essere educata che deve essere comunque formata e noi oggi diciamo l'educazione della ragione l'abbiamo totalmente persa nella società moderna gli enti fisici diversi dall'uomo non possiedono il libero arbitrio allora io di solito se faccio delle lezioni su questo tema faccio un esempio prendi una stella una stella una stella come tempo di vita e come dimensioni è praticamente per usare una metafora un infinito rispetto all'uomo cioè, di grandezza non parliamo neanche ma scherziamo di durata cioè abbiamo miliardi di anni contro 70 80 anni se va bene 90 anni 100 anni facciamo di vita dell'uomo forse anche 110 se vogliamo proprio veramente esagerare quindi dal punto di vista fisico non c'è paragone non c'è paragone ma dal punto di vista ontologico, l'uomo è a un livello superiore rispetto alla stella, perché comunque l'uomo può essere autore di atti liberi, mentre la materia della stella è soggetta in toto alle leggi fisiche, alle leggi naturali. Leggi naturali. Pianeti, stelle, galassie, piante, animali, vulcani, tifoni, eccetera, non compiono atti liberi, per cui. Moralmente non compiono atti che possano essere classificati come buoni o cattivi. Ad esempio, possiamo avere l'eruzione di un vulcano che seppellisce una città, diremo forse che è un vulcano cattivo. Ma che senso ha dire è un vulcano cattivo? Il vulcano fa quello che deve fare, punto. Siamo noi che, semmai possiamo cercare di prevenire fino a un certo punto, eh, fino a un certo punto, poi anche lì non possiamo fare più di tanto. Ti faccio un altro esempio: eh, un leone. Sbrana un cacciatore della savana, ah è un leone cattivo? No, non, non esiste il leone cattivo, il leone fa il leone. Il lupo sbrana gli agnelli dei pascoli di montagna, ah il, leone, il lupo cattivo? No, il lupo fa il lupo. È per quello che, anche nei confronti degli animali, noi dovremmo imparare ad applicare determinati provvedimenti e determinate, eh, determinate cose, determinate conseguenze, che non abbiamo il coraggio di fare. Tra l'altro, in una società dove diciamola tutta Elia uomo e animale sono completamente equiparati. Anzi no, l'uomo è al di sotto ormai degli eh, Sai no che c'è anche la carta dei diritti degli animali. Mm. E allora quali doveri ha? Per animali? tutto ormai. Sì, esatto, esatto, esatto. Altra cosa, l'intelletto, quindi abbiamo detto... No, Come se il creatore non avesse provveduto, no? Quindi c'è l'uomo che deve mettere là tutta una serie di carte perciò che in realtà è già, già stato... <ride> legiferato e disciplinato da Dio. Sì, l'uomo allora... può semplicemente, sì. può semplicemente cosa? renderla un po' più specifica, ma non può stravolgere esatto. ciò che il legislatore che Dio ha, ha stabilito. Invece si va contro, si, si legifera da parte del, dell'uomo in direzione opposta. E questa è la cosa sconvolgente, o no? Certo, e ti faccio anche un'altra domanda. Ma perché se l'uomo è l'animale... Hanno pari dignità come praticamente sembra, sembra ormai eh, confermare, <ride> confermare se non la l'opinione pubblica, no? oppure diciamo una delle opinioni che va per la maggiore, perché se uomo e animale sono praticamente di pari dignità, io porto in giro il mio cane al guinzaglio. E dovrei portare in giro anche avessi un, un mare in mano dovrei, o avessi un Doberman, li dovrei lasciare liberi. E invece li porto in giro al guinzaglio perché accetto di metter loro la miseruola in guinzaglio? Che senso ha? Non ha nessun senso. Perché non mi metto a parlare con i lupi? Tanto se siamo, eh, ma no, perché deve essere può essere pericoloso. Eh, certo, eh, l'ho ben capito. Infatti, di per sé diciamo una cosa, ma poi sappiamo che comunque non, è, non, non, non sono allo stesso livello. Questo lo sappiamo, anche se magari vogliamo negarlo. Vado avanti, la terza right. peculiarità dell'essere umano è una peculiarità che gli deriva dal fatto di avere un intelletto e una volontà ed è la personalità. Io almeno la chiamo così, e eh? poi se ci sono termini migliori ben vengano. Cioè il fatto che l'uomo può avere quella che è una storia personale, cioè una sua biografia, e questa biografia o storia personale è completamente slegata dalle proprietà della specie della quale è parte. Quell'essere umano, quell'essere che in questo caso è l'uomo, e si caratterizza per aspirazioni e talenti individuali. Allora, un cane, per quanto io lo possa coccolare, per quanto possa eh, averlo in casa, eccetera, fa comunque quello che fa un cane, non è che abbia una biografia particolare. Invece, ogni singolo uomo è un microcosmo fatto veramente di aspirazioni, talenti, dominaturali che può contraddistinguersi dagli altri concretizzando, mettendo a frutto queste aspirazioni e questi talenti naturali. Quarta cosa, il fatto che l'uomo abbia e si dia delle leggi. Ci sono delle leggi morali superiori all'uomo, che quindi non dipendono dalla legiferazione umana, e ci sono anche delle leggi giuridiche. Ora, l'esistenza di leggi in generale ha senso soltanto se l'essere, alle quali queste leggi si applicano, è un essere padrone dei propri atti quindi che può davvero ricevere sanzioni o, uh, o premi in sostanza gli animali e le piante non hanno dei codici giur dei giuridici oppure dei codici morali di comportamento perché ripeto se sfinge, un cane ehm. esatto se un cane una persona cos'è lo mando in processo cioè l'avvocato del cane deve prendersi l'avvocato va davanti al giudice e eh, ti condanno a dieci anni ma no si va per l'abbattimento cioè, si, o si dovrebbe andare adesso non si fa neanche più quello, perché anche lì eh, abbiamo tutta una serie di, di interventi. Altra cosa, quinto, la preghiera. La preghiera è negli animali e nelle piante non c'è traccia di preghiera. Sesto, la cultura. La cultura. Eh, la preghiera è qualcosa di, di importante, di importante. Ma no, ci vuoi dire un po' il senso, la, la funzione. Della, della preghiera Soffermiamoci un attimo su questo aspetto che è quasi ormai dimenticato no? eh, la preghiera la preghiera è l'atto mediante il quale l'uomo capisce che deve rivolgere tutto il suo stesso essere il suo stesso esistere, il suo stesso agire a Dio quindi è un atto con il quale l'uomo rivolge tutto se stesso a Dio e adora Dio poi alla preghiera ehm, sono complementari anche la messa, le altre, le altre funzioni, le altre cerimonie religiose e così via. Ed è un riconoscere la propria sottomissione. Allora non ha nessun la propria sottomissione nel senso di dipendenza totale da Dio, dipendenza totale da Dio. Allora non ha nessun senso, ne abbiamo già parlato in alcuni video precedenti. L'obiezione di chi dice: ah, la preghiera è inutile perché tanto Dio sa già ciò di cui ha bisogno. No, perché tanto Dio conosce tutto da tutta l'eternità? Che Dio abbia la prescienza su questo non c'è ombra di dubbio, altrimenti non, Dio, altrimenti non sarebbe Dio. Ma mediante la preghiera io mostro di aver riconosciuto di dovere tutto a Dio stesso, di dovere tutto a Dio stesso. E le preghiere sono codificate. Poi è vero che ognuno di noi personalmente può formulare dei pensieri, degli atti di adorazione, ma ci sono delle preghiere codificate. Alcune che ci sono state insegnate, tipo il Pater Noster, direttamente da nostro Signore. Altre codificate dalla Chiesa nel corso, sì. nel corso del tempo. E ogni singola preghiera, perché si dice, ah ma che senso ha la corona, sono tutte ripetizioni. Ogni singola preghiera è un atto di adorazione e di amore verso il Creatore. Ora noi questi atti, negli animali e nelle piante, non li abbiamo. Punto. Non li abbiamo. Certo. Le piante e gli animali nella loro perfezione rimandano al Creatore, certamente, il fatto che mostrino di avere un fine del quale non sono coscienti la tela del ragno, il fatto che le leggi naturali portino ogni singolo ente a compiere determinati atti, le cellule, sono delle tracce evidenti che ci portano al creatore. Ma essi stessi, questi enti, cioè non hanno preghiera, non sono consapevoli, non sono coscienti di quello che, che fanno. Quindi, ok, dopo, dopo la preghiera cos'altro cosa, cos caratterizza l'uomo? Parlavamo di un concetto che è molto complesso, che è quello di cultura, che è tutto Beh. ciò che concorre alla formazione in sostanza sul piano intellettuale e morale dell'uomo, ma è anche il patrimonio delle ricchezze, del patrimonio delle conoscenze acquisite dall'uomo nel corso del tempo e che tra l'altro è anche passibile di ampliamento, revisione e così via. È chiaro che la cultura è... La produzione dello spirito, cioè l'animale non ha cultura, la pianta non ha cultura. Può esserci una cultura degli animali o una cultura degli, uh, del, del, delle piante, ma nel senso che è l'uomo che le certo. fa queste culture. Ancora, settima peculiarità, la parola. La parola. Gli animali hanno la parola? No, eh, ma io sento gli animali eh, parlare, sento gli animali comunicare. No, 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 no. andiamoci piano. Allora moltissime specie animali effettivamente emettono dei segnali comunicativi, è vero? Gli uccelli, i cani, i leoni, i lupi emettono dei segnali comunicativi. Quindi in un certo senso, se vogliamo, un linguaggio lo hanno, un, un loro linguaggio lo hanno, ad esempio anche il cane ti fa capire quando è felice, quando non è felice te lo fa capire in maniera molto chiara. Però questi segnali comunicativi non sono codificati e regolamentati, per esempio, non c'è un alfabeto mediante il quale l'animale può poi formulare dei testi, anche qui delle preghiere, delle meditazioni, delle richieste, ma sono una produzione istintiva, magari anche acquisita per addestramento. Questo sì, questo può avvenire, ma di fatti l'animale ha sensi come la memoria, li ha in comune con noi. Non ha l'intelletto, ma la memoria l'animale lo ha. Sa che a una certa azione corrisponde una determinata conseguenza per esprimere constatazioni generali come ad esempio gradimento o pericolo. L'uomo, invece, ha la capacità di utilizzare parole di una lingua, di un linguaggio codificato per esprimere non solo sentimenti e stati d'animo, ma anche intenzioni. Intenzioni, concezioni del mondo, preghiere, progetti, ipotesi, quindi molto di più di quanto faccia l'uomo. E non possiamo pensare che un qualcosa di straordinario come la parola sia nato per evoluzione, perché fra avere la parola e non averla c'è una differenza abissale. Qui ho cito un autore che sul mio canale ho citato tantissime volte in tantissimi video, è un autore sconosciuto, però chi va a vedere insomma i video della scuola di filosofia può trovare informazioni che è Max Picard, morto nel 1966, è uno svizzero, uno svizzero quindi un autore ticinese del Canton Ticino, che nel 1955 pubblica un'opera. Un esiste solo in lingua tedesca, ma non c'è problema. Mai tradotta in italiano, che si intitola Der Mensch und das Wort, che vuol dire L'uomo e la parola. E dice: Testuali parole. Tutto ciò che appartiene alla struttura essenziale dell'uomo gli è stato dato a priori. Quindi era predisposto per lui fin da prima della sua esistenza. Quindi gli è stato donato, non l'ha sviluppato lui. E la parola rientra all'interno di questa che è la struttura essenziale dell'uomo. Altra cosa, noi non ci diamo importanza, però l'ottava peculiarità è la capaci capacità di ridere, di sorridere. Le piante non ce l'hanno, gli animali non ce l'hanno. Ah, le iene ridono. No, 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 le iene mettono dei segnali così sen senza senso. Anche le scimmie possono fare i loro, i loro gesti, ma non hanno lo stesso valore di riso, come senso dell'umorismo, eccetera. Ma non c'è solo il ridere, c'è anche il sorridere. Il sì. sorridere come diciamo manifestazione di allegrezza interiore, di apprezzamento, eccetera. Sono cose che sulle quali, ripeto, noi magari eh, alle quali non diamo peso, ma che hanno un'importanza un essenziale. E poi ci sono anche gli atti d'amore. La carità nell'uomo può estendersi financo all'umanità intera, non è la filantropia, ma la carità come amore verso il prossimo, riflesso dell'amore di Dio, può estendersi gratuitamente a chiunque. Nell'animale non c'è, cioè l'animale domestico ama il suo padrone, punto. L'animale selvatico nutre i piccoli, li addestra, poi a un certo punto li caccia e il rapporto con i genitori. Praticamente va, va a distruggersi, anzi, nel, nel regno animale non esiste neanche la famiglia, tra l'altro. Tranne in alcune specie, eh? tranne in alcune specie, perché, per esempio, i lupi hanno un qualcosa di un po' più vicino, ma non è minimamente paragonabile a quello che noi abbiamo, abbiamo come concetto di famiglia, di carità, eccetera, eccetera. Quindi, Mauro, da, da quanto hai appena detto, si capisce. Eh, si capisce bene che l'uomo non è un essere puramente materiale, ma è molto di più. È molto di più. Eh, oltre a questi argomenti che hai appena presentato, che sono, diciamo, razionali, puoi portare anche dei, dei dati di fatto. Certo, e come? Allora, anche qua teniamoci ai fatti. Sarebbero fatti anche quelli detti prima, però fatti diciamo forse ancora un po' più vicini a ognuno di noi, che ognuno di noi può sperimentare forse in maniera ancora più chiara. Primo fatto: l'uomo ragiona, l'uomo ragiona, quindi ha un'attività intellettiva, la capacità di ragionare di intelligere, cioè di concepire degli oggetti immateriali, universali, l'essenza, pensa lì all'essenza di uomo, l'essenza di stella, l'essenza di albero, è un accidente, quindi una facoltà che deve avere come fondamento un fondamento adeguato, che non è un organo sensibile o il corpo, ma una facoltà spirituale, perché nessun organo sensibile può conoscere oggetti immateriali e universali. Nessuno. C'è cioè, l'occhio? vede un albero individuale, ma non può l'occhio concepire l'idea concep... di albero, l'essenza di albero, perché non è di sua pertinenza, non è di sua competenza. Questo è il primo fatto. Altro fatto, l'uomo è cosciente di avere un corpo, ma percepisce anche che la sua esistenza non si riduce a esso. Se l'uomo fosse una creatura completamente materiale, non potrebbe percepire di essere in qualche modo anche un'entità distinta dal proprio corpo. Quindi io sono un corpo, ho un corpo, ma anche qualcosa di più. La mia vita è anche un qualcosa di altro da questo. Terzo, l'uomo sperimenta in se stesso la contrapposizione fra due principi: il dovere e il piacere. Sì. Sai, si dice anche prima il dovere e poi il piacere. Sì. A un animale non puoi dire prima il dovere e poi il piacere, casomai lo metti sotto tu. Se ti serve per fare determinati lavori, ma lui da solo non ragionerebbe così, salvo miracolo, eh, salvo miracolo sia chiaro, come eh, in, in alcuni casi è accaduti nella storia, ma stiamo parlando di interventi divini. Se l'uomo fosse un essere meramente materiale, non si spiegherebbe come egli possa decidere di combattere contro la sua inclinazione istintuale. Verso un determinato bene materiale, un determinato bene sensibile a favore a vantaggio del rispetto del dovere. Quindi, per esempio, una persona perde un portafoglio. D'accordo? Se io fossi un essere completamente materiale, un animale, a parte che non ci sarebbe il denaro. A parte quello, anche su qua, sul valore della moneta, valore convenzionale, non ci sarebbe, però dai, insomma, mettiamo fra parentesi questo piccolissimo dettaglio che molti non hanno, non hanno ben chiaro. Io semplicemente prenderei quel portafoglio, ci sono delle banconote, ci sono delle tessere che possono servirmi, invece so che non è giusto farlo, quindi magari denuncio il fatto nel senso che lo porto a chi di competenza finché venga restituito. Quindi io sacrifico un bene materiale presente. In vista di un bene futuro, ti faccio un altro esempio. I martiri, i martiri che oggi abbiamo dimenticato, Beh. io ho sentito anche, questo lo dico, lo dico, lo dico apertamente, ho sentito di recente un sacerdote, non dico né dove né quando, dire che il martirio e la sofferenza non è appannaggio del cristiano, sono cose del passato, sono cose de del passato ma non sono non appartengono all'essenza del cristianesimo alla vita cristiana e allora i martiri cioè il martire con un singolo atto bruciare incenso all'imperatore avrebbe potuto aver salva la vita altro che gli aculei gli squartamenti essere segati vivi essere messi nell'olio bollente bolliti vivi invece loro accettano di non compiere quell'atto, di non avere questo bene sensibile della vita, a vantaggio di bene futuro. E lo accettano sapendo benissimo di dover affrontare mille sofferenze tra le più indicibili. Ai cristiani di oggi io dico: leggiamo il martirologio, leggiamo il martirologio, lo possiamo fare. C'è su internet un programma gratuito che si chiama il Divinum Officium, e il Divinum Officium ha la parte della prima, ci sono le varie ore liturgiche, Ogni giorno dà il martirologio e fa vedere di che cosa sia, come siano morti tutti questi martiri. È una cosa che dobbiamo assolutamente fare, un lavoro che dobbiamo fare. Torniamo a noi. Altro fatto: l'uomo sa che in se stesso esistono due specie di fenomeni. Ci sono i fenomeni fisiologici e i fenomeni psicologici. Fisiologici, come ad esempio il nutrirsi, la digestione, il psicologico, è il ragionare. Siccome sono fenomeni di natura diversa, non possono derivare da uno stesso principio, ma ne richiedono due distinti, da una parte il corpo per quelli fisiologici, dall'altra lo spirito, cioè l'anima per quelli psicologici. Altro fatto, il corpo muta nel tempo, eppure l'uomo, eppure l'uomo, malgrado tali mutamenti, si conosce come titolare delle colpe passate, e delle buone azioni commesse quindi a dispetto del mutamento del corpo c'è un'identità stabile nell'uomo se fossimo solo esseri corporei avrebbe ragione Eraclito io adesso non sono più quello che ero un secondo fa, pantarei non esistono sostanze, tutto scorre non puoi immergerti due volte nello stesso fiume, Eraclito lo dice allora avrebbe ragione se fossimo solo esseri materiali allora praticamente l'identità non dovrebbe esistere ti faccio un esempio. La biologia, basta prendere un qualsiasi manuale di biologia, ci dimostra che in un uomo adulto ogni giorno muoiono fra 50 e 100 miliardi di cellule al giorno e nel giro di un anno la massa delle cellule ricambiate è pari alla massa del corpo stesso nel giro di un anno. Se noi fossimo solo esseri materiali praticamente ogni giorno... Siamo, non possiamo più essere altro rispetto a ieri, certo esattamente. La coscienza dell'uomo quindi non muta con il corpo. Qualcosa di permanente ed estraneo alla materia continua a persistere. Altro fatto, il sesto più o meno va di pari passo con qualcosa che abbiamo già detto in precedenza, ma lo diciamo lo stesso. Nell'uomo esiste un'inclinazione al bene immateriale, la virtù, l'onore, il rispetto del dovere. Naturalmente un ente totalmente materiale non potrebbe avere alcun interesse alla virtù, all'onore, al dovere, ai dieci comandamenti, eccetera, eccetera, perché sono cose che si applicano ad azioni materiali, quindi che riguardano anche il, reg anche, anche il regno della materia, ma che lo trascendono in maniera infinita. E naturalmente questa è un'argomentazione, l'ultima, no, non è un'argomentazione, è un fatto. Mh? portato da tutti i filosofi in realtà di qualsiasi cultura, anche pagani, fin praticamente dalla notte dei tempi. Lo leggiamo, ripeto, anche in filosofi totalmente avversi al cristianesimo. Il fatto cioè che uomini di ogni tempo e luogo sperimentino un desiderio naturale di immortalità. Siccome la natura non compie nulla in vano, natura nichil frustra facit, cioè la natura non compie niente in vano, sarebbe strano se avesse posto nell'uomo, lo dice insomma un autore, può essere uno stoico, può essere anche Aristotele, in altri casi, avesse posto nell'uomo un desiderio intrinseco, naturale, destinato a essere frustrato per sempre. Ma se il desiderio non è vano, allora l'immortalità esiste ma non è da ricercarsi in un corpo corruttibile che è fatto per morire, ma in qualcos'altro che è superiore, quindi l'anima. Per cui, Elia, conclusione di, questo, di questa piccola discussione che abbiamo fatto finora, abbiamo argomenti di ragione, abbiamo argomenti di fatto, chiamiamoli così, verità di fatto, non le avrebbe chiamate qualcun altro anche se con significato diverso. E abbiamo soprattutto anche dei principi filosofici dai quali non possiamo prescindere per comprendere alcune questioni. Certo, assolutamente d'accordo. Mauro, ci troviamo adesso di fronte ad una scelta. Continuiamo, quindi io ti faccio un'altra domanda che probabilmente richiederà una, una certa, diciamo, lunga esposizione, forse più lunga delle altre oppure interrompiamo qua e magari lo affrontiamo in un video a parte perché la domanda che adesso avrei da parte: è tu hai parlato già di diversi tipi di anima o di quelli che vengono chiamati livelli di vita ti chiederei di parlare di questo però probabilmente l'argomento siamo già a circa un'ora l'argomento è piuttosto lunghetto come, come, come spiegazione, come illustrazione e magari ti propongo di affrontarlo la prossima volta quindi contrariamente a quanto avevamo detto, anche perché ci siamo dilungati, ma mi sono inserito anch'io eh, e quindi magari lo dividiamo in due video anziché in, in uno. Questo, da una parte, eh, credo che sia il caso di farlo. Dall'altra parte, mi dispiace perché la settimana prossima avrei voluto già introdurre l'altro tema. Che comincio ad accennarlo. L'altro tema assolutamente chiave riguarderà il grosso dilemma, il grosso problema dell'autorità. All'interno della chiesa, quello sarà il prossimo argomento che ci richiederà qualche, qualche, qualche video, penso due o tre, ma è assolutamente un argomento di cui non possiamo esimerci dal parlare, cioè ne dobbiamo parlare assolutamente. Quindi decidi tu cosa facciamo: proseguiamo o, oppure io direi, io direi che per oggi si può terminare qua tranquillamente e riservare l'analisi della domanda sui livelli di vita o livelli ontologici a un prossimo video. Io farai così. Perfetto, quindi chiudiamo qua e io ti ringrazio ancora e ripeto, fra due settimane affronteremo un tema assolutamente centrale che è il problema dell'autorità o il tema dell'autorità all'interno della Chiesa che è un tema di cui bisogna assolutamente parlare non possiamo far finta di nulla, non possiamo uscircene con dei sofismi che francamente sono veramente tanti, inqualificabili, e io lo dico molto chiaramente. È un tema che va affrontato. Poi ognuno la pensa come vuole, ma non possiamo ignorarlo, non possiamo non affrontarlo. Ognuno prende la sua strada, ognuno fa quello che ritiene, ma al centro noi questo, questo argomento lo dobbiamo comunque mettere. Qual è il tuo pensiero su questo, Mauro? in che senso nel senso Su, sull'importanza di affrontare questo tema ah no. <ride> ah no è fondamentale è fondamentale anche perché come hai detto tu il cattolico che si pone certe domande vive un dilemma perché da una parte ha delle indicazioni dall'altra parte però ha un deposito un fidei e ha una tradizione che eh, sono in contrasto da una parte ha 1962 65 anni di storia nei quali si è detto una cosa, dall'altra agli ultimi 50-60 anni nei quali si dicono altre cose, e quindi è, è, è essenziale che si parli di, questa, di, questo, di, que, di questo tema. Certo, è, vuol dire è un tema di una vastità enorme. Si potrebbe tenere un corso solo su quello, e probabilmente Elia, né io né te siamo, saremo titolati a tenere corsi su queste cose, però, qualche quesito ce lo possiamo porre perché comunque siamo dei fedeli anche io e te, e siccome ci è stata data una ragione, ci è stato dato anche un intelletto, senza voler peccare assolutamente di superbia e di orgoglio, ci mancherebbe però qualche domanda, qualche domanda dobbiamo porcela. E se eh, possibile anche avere qualche risposta, dare qualche risposta. Ma vedi, io non sono sicuramente all'altezza di, di, di aver pensato determinate cose, però magari me le sono studiate, me le sono studiate con serietà. Ne ho trovato anche tutta la razionalità e non solo la razionalità, e allora ne parlo, ma non ne parlo perché l'ho creata io questa cosa. Perché certo, l'ho letta, certo. l'ho letta, ci ho trovato eh, delle cose che condivido molto ben argomentate, molto ben dimostrate, e quindi va bene. Da quel momento posso parlarne. Chiaramente non, non è mia quella, eh, quella, 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 quella tesi, diciamo così mai di qualcun altro che aveva titolo a parlarne, molto titolo a parlarne. Quindi, anche su questo, quando tu dici qualcosa, io dico qualcosa, non è che me la sono inventata io, non è che mi sono alzato stamattina e ho detto: ah, secondo me è così. No, dietro c'è uno studio, c'è un approfondimento, probabilmente di qualche anno, perché io personalmente questa cosa la sto studiando da qualche anno, perché, quando poi sembra di aver capito, a me nasceva qualche dubbio, andavo a rileggermela. La letta 20 volte, forse anche di più, per penetrarla sempre di più, per farla mia, per trovarne tutta la, la, la fondatezza perché non sono cose semplici. Non sono cose semplici quando, quando l'hai veramente capita e quando ti poni davanti a quello studio senza pregiudizi è fondamentale il senza i pregiudizi perché se uno parte col pregiudizio, chiaramente è, è meglio che lascia stare. Si dedica ad altro. Si va a fare la partita a tennis, la passeggiata qualche altra cosa, ma col pregiudizio non si affrontano quegli argomenti né col pregiudizio, e né eh, come dire volendo già credere assolutamente a qualcos'altro perché mi conviene o è più semplice credere in qualcos'altro. Va bene, va bene. Scusa, l'ho fatta un po' lunga. Eh, allora, a venerdì prossimo con la seconda parte. Ciao, Mauro, e arrivederci alla prossima. Arrivederci a tutti, un saluto.